Sport e salute fa tappa a Pescara. Mercoledì scorso all'Istituto Volta lo sport è stato alla portata di tutti, specialmente dei più piccoli. Il progetto si rivolge a praticanti di ogni livello e fascia sociale. In Abruzzo Sport e Salute S.p.A. raggiunge circa 44.000 bambini delle scuole elementari e 18.000 delle scuole medie. La finalità di questi progetti, come ben sappiamo, è quello di favorire soprattutto l'associazionismo sportivo, ma l'attività gratuita a ragazzi appartenenti, diciamo, a famiglie meno abbienti e con situazioni a rischio. A guidare i ragazzi lo schermidore olimpico Sandro Cuomo, che partecipò ad Atlanta 96, e il campione della pallamano Settimio Massotti. Oggi siamo qua per questa iniziativa di sport per tutti, inclusione, che è l'esempio di come lo sport possa mettere insieme tutte le culture, tutti i livelli sociali, unire e far giocare tutti in uno stesso campo. Quindi questo è uno dei messaggi dello sport, non è l'unico. Oltre ad avere risvolti educativi, ma soprattutto anche per lo sport in genere, è fornire la possibilità di reperire anche dei talenti, no? Avvicinare la disciplina sportiva e avere sicuramente una maggiore scelta nell'individuare i talenti. In una simbolica unione delle province di Pescara e Teramo hanno partecipato l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescara Spromotion e la pinetese Summer Smile. Intanto abbiamo unito due territori, Pineto e Pescara, quindi due province al centro di una premialità che ha visto due società locali, una di Pineto e una di Pescara, coinvolgere centinaia e centinaia di studenti. Sappiamo quanto sia importante lo sport, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando. Usciamo da una pandemia, in un periodo in cui i ragazzi sono stati costretti a rimanere a distanza, c'è tanta voglia di fare sport. Io faccio i complimenti soprattutto a tutte le associazioni del nostro territorio che si sono messe in gioco e hanno partecipato a un grande bando, il bando che aiuta a vincere l'inclusione, salute, sport, che finalmente sono un'unica cosa, e noi come amministrazione comunale siamo pronti a promuoverla adesso e sempre. Sport!